Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico, io sono Nico. Io sono Ste. Proseguiamo con incursione 9. Deviazione. Boh. Perché giustamente non poteva essere troppo lineare, ci deviano. Guarda, i funicoli che stiamo facendo non li conoscono neanche i progettisti fatto. Di questo luogo. No. No, volevo ucciderlo io, sei una merda. Comunque guarda che in TV te lo puoi guardare in diretta. So, però mi piace di più in TV, taglio cinematografico. Che se lo voglio uccidere, dai che lo vado a finire, cazzo. Lo vado a finire. Lo voglio andare a finire la merda qua. Comunque ci siamo persi nella puntata precedente il... ho visto, però non sapevo dove l'aumentatore. Vabbè dai, sopravviveremo anche a questo. Vabbè. Lo riesco a prendere da qua. No, sei andato da un'altra parte adesso. Qua. Vai a vedere giù in fondo. E vabbè, aspetta, c'è il tipo mezzo morto qua. Ma se poi ti fa andare avanti. Devo finirlo. Quella testa di cazzo. Ti ha chiuso fuori. L'unico modo per entrare è deviare potenza dalle porte. Alan Wade intanto è una camera di sicurezza sigillata e vende una violenza del Norton Maps, che deve deve fare. Va bene, ok. Le scale che vanno giù. Troppe scale, sì, vediamo se qua c'è qualcosa di carino. Oh, ma mai che. Mai la gioia, eh. Ma potevi saltare. Sì, effettivamente sì. Oh, e comunque daccio un cazzo di medikit. Grazie. Nuovi? Sì. Fottigli l'arma, che secondo me questa è un'arma fighissima. Così, prescindere, farà cagare come le altre. Siamo riusciti a morire. Sto entrando! Che arma hanno? C'è la spara chiodi. Spara chiodi. Sì. Anche la esplosione, secondo me. Mi sa che con questi qua devo usare qualcosa di un pochino più forte, sai? Cioè, quello, il disintegratore. Il disintegratore. Guarda, faccio solo il mio lavoro. E io faccio quello che deve essere fatto. Hanno già fatto tutto, sì. Se non lo guardi. Ok, adesso sono pronto. Per morire di nuovo? Esatto. Io adesso sparo a tutti con questo. Mi sbatto proprio qua. Con il quantificatore qua. 64. Bersaglio avvistato! Mi sparano addosso! Minchia. Copritemi! Abbiamo bisogno di rinforzi! Di merda. Cosa? Io prenderei anche l'arma che hanno loro. In avanzamento! Però questo sai che... non è male. Beh, è lento come una quaresima. Qual è la situazione? Boh. Tutto ok. Esploso. C'è il 41% di vita. Vedi che anche loro hanno il cannone. A ripetizione. Una salopetta. Cos'è? Un cesso quello, no? È una toilette.
Praticamente. Girati un po', vedi un po' sulla sinistra lì in fondo che cosa c'è. Una pinta. Una lampadina. Sembrava, sai, quelle pistoline. Guarda, 1% di vita. Sì. Esageratissimo. Siamo morti. Adesso qua cosa devi fare? Le cose strane. Devo attivare sta roba qua. Sai che volevo ridare corrente. Alle porte. 1 e 2. Quindi? Ma poi questa musica. Penso di aver riattivato quanto richiesto. Vai su questi tubi qua sopra, non puoi andare. E che ci faccio? Salire là sopra. Perfetto. Così, infatti. Quello che volevo fare. Tomb Raider, vai, c'è una pipa. Non puoi andare. Vedi su quella porta a destra, non ci puoi andare. Vieni da lì. Non mi fa scendere. Si è aperto qua. Ho salvato veloce e anche solo 10 point. Scale. Scassamento di wall. Ecco, vedi, sono dove cercavo di salire. Contatto! Qualcuno da sopra anche. Al volo. Colpo di testa! Mentre scende giù, porca troia. Cosa gli hai preso il cappello? Ah, gli puoi prendere i cappelli a questi. Ho capito cos'è un evento di sincronizzazione. C'è stato un incidente e hanno perso il controllo di Vettel. Sembrava impazzito. Aveva solo 10 anni all'epoca, ma deve aver ucciso un po' di gente. Durante le indagini scoprirono che si era creata una connessione telepatica tra Vettel e Alma, malgrado lei fosse in coma. Ne conclusero che lo stava influenzando. Deve essere per questo che staccarono la spina a Origin. Famosissime mine che servono proprio. Non ne siamo vaga. Mai però. No, vabbè. C'è una cosa là sopra da prendere. Sì, infatti sono. Sì, ma sempre aumentatori di telecinesi. Che cazzo, sì. Ah, forse ho capito. Ma noi ci serve che ci aumenta la vita. Salta sul tubo. Sopra non c'è più niente. Prima di scendere. Attenzione, niente. Attenzione, il nulla. Vabbè, qua è loro prima. Sì. Andiamo. Mi sono ammazzato così. Già siccome ce lo tolgono, ci tolgono poca vita ogni volta. Boh, per ritornare dove eravamo. Esatto, per ritornare dove ero prima. Qua, anche spacco. Vabbè, ma torno lì dove ero prima, cioè che cazzo senso ha? Adesso sei sopra. Medikit. No, c'è un medikit là subito a destra sotto. Da dove è venuto? Mi è piaciuta questa cosa stealth. Mi piace. Sono spariti. Boh. Ho
Tutti via. Gruppo d'ossa. Al riparo. Dice vada, va lì. Che cazzo? La reattività di... Ciao, ciao. Fate di copertura! Uccidimi, tanto ho salvato. Al riparo. Incredibile. Ho preso a culo. Muoiono come mosche. Boh. Dovrebbe essercene forse ancora uno. No. È rotto. Figurati. Figurati. Boh. Andiamo a prendere. Niente. Niente. Abbiamo qualche munizione, prendo. Dove hai detto che c'era un medico? Qua. Bene, mi piace quando non mi uccidono. Vedi qua sotto che cosa c'è, secondo me. Non mi tolgono roba. Scalinata intrigante. Sotterranea. Perché secondo me è di qua, perché sopra la porta è chiusa. Ah, dice troppo lungo il corridoio. Eccolo qua. Tum 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 tum. Sarà un altro giro da fare. Da qualche altra parte. Di qua, no. Scusa, ma ne abbiamo tirati due, non erano quattro. Non lo so. Andiamo a controllare. Esatto, anche perché sicuramente adesso funzionerà. Allora, questo l'ho attivato. Infatti l'ho attaccato, non posso fare un cazzo. Questo l'ho attivato. No. Ah, ho schiacciato. C'è anche un computer là. Sì, ma controlla che si sia attivato. No, fai tutta sta strada poi. Direi che si è attivato. Ho fatto lo scendino. C'è anche una scala che va su. Le cose cominciano ad avere un senso. Alma è il nome della donna che usarono per il progetto Origin. Ecco chi sta cercando Fetter. La salopette. Sta tornando a casa. Scusa, togliti sta mina che non serve una mazza, pigliati quelle granate. No. L'altra mina. Questa. Come faccio? Ma no, ma buttala. E non me le fa prendere, ma perché queste qua sono queste qui, sono quelle con il telecomandino. Ah. E perché non le usiamo mai? Allora, tu mi dicevi di andare di qua? Sì, c'è una scala. Vedi che devi attivare anche questa. Adesso devi attivare il braccio. Non si attaccava, faceva le scindine perché non si attaccava. Adesso risali su. Con agilitezza. Comunque sono pieno sia di armatura che di vita. Non ho incontrato nessuno nell'ultima mezz'ora di gioco. No, però, incredibile.
Star Wars. E adesso devi andare su quella porta che non si apriva. Che adesso si sta aprivo. Qua c'è. Ma non di qua. Però di qua non sono ancora morto. Di che c'è qua sopra. C'è devi un prendere medico. Un medikit. Ma prima si andò. Dici? Sì. Dove avevi preso le bombe prima? Vabbè. Ci siamo. Dove sei? Teoria si è aperta, ecco. C'è un pipistrello appeso, che cos'è? Quei cazzo di droni di merda. Sono quei cazzo di droni di merda. Ce ne sono tre. Perché? Ci hai provato col mouse al contrario? No, perché adesso faccio tutto stealth. Vedi che li becco da qua. Uno. Così si fa. La scaltrezza. No, ma stai un altro po'. La magia, l'illusionismo. La prestigiribirizzazione. Stiamo essendo fenicotteri. Fenicotteri rosa? Sì. Scriveteci che cosa sono i fenicotteri rosa e dove. E dove trovarli soprattutto. Animali curiosi e pelosi. Barilume che va. Barilume che viene. Barilume che va, barilume che viene. Beh, aspetta, torniamo. Lì ci sono delle armi carine. Dove stai andando? È di qua, non so bene. No, sembrava un medikit. Sembrava un medikit quello appeso. Ormai vede medikit, lui esatto. Va a dormire la sera e guarda in giro sui muri se ci sono i medikit. Lì c'è, vedi, c'è un condotto, devo riuscire a arrivare. Senza dotto? Condotto senza dotto. Mamma mia, attenzione! Quanta felicità, quanta fantasia! Ok, la stanza... dove vai? La stanza del bidone. Cos'è? Un lanciarazzi multiplo. Evidentemente ce n'è bisogno. Evidentemente ce n'è bisogno. No. E lasci quell'arma. Lascio così la pompa, mi sembra giusto. Ci sta. Tre armi cattivissime. Sì. Imparassimo a mirare. Vabbè, quello è una cosa secondaria. Possiamo anche avere l'arma nucleare, ma se miri sul Giappone e poi prendi l'India, c'è un problema. Ho preso il Giappone! Io ho ucciso i musi gialli. Ok, e quindi? Onde per cui? Dove vado? Onde? Non so. Ma lo troviamo a posto. Scendi giù. Ma qua arrivo. Però. Qua arrivo. Ci sarà un'altra porta. Devo andare qua. No, non c'è un'altra porta. C'è un cazzo. Ci siamo ripersi. No, vabbè, dai. Poi magari c'è un anfratto dove. Cioè, attenzione all'anfratto, ragazzi. L'anfratto. Eh sì, l'anfratto è una cosa molto bella. Il giocatore ha fatto una partita molto cacrina.
Interpretazione sciabolata. Eccezionale, eccezionale, Stefano Nova. Il giocatore ha trovato una fantastica posizione nella quale poter andare. Così spariamo a caso. A caso. A caso di quane. E qua? Vai di là che c'è il corridoio per passare, dai. Quale corridoio? Qui, l'han fratto nelle mutande. Che sto facendo? Vedi qua, arrivo in quella stanza là, non so se c'è un'altra... Forse devo scendere giù dove ci sono i barilotti. Come buttarti quando c'è... Nel lato sinistro ci sono dei barili che non ci sono ogni tanto. Qua. Qua. No, aspetta, adesso. Ottimo. Sono dei barili che non ci sono ogni tanto. Sì, la fila dei barili che non c'è. Vabbè, è un po' un casino, ma fidati di me. Quello. Activation. Scendi subito prima che arriva qualcuno e ci fa malissimo. Vai a prenderti immediatamente l'espansione. Beh, 175. Potevamo essere a 180. Ce lo siamo giocato l'altro. Addirittura arrivare a 200. Beh, aspetta, lì ho perso l'infinito oltre. Attivare qualcosa in più, non lo so. Qui ho attivato. Dall'altra parte. Devi salire. Devi salire le scale, andare sempre più vicino al punto di rottura. Comunque ne manca solo uno. No, dove vado? Devi andare là sopra. Come ci arrivo? Allora devi passare così. Salto così. Facile. Easy and take away. Vedi, finalmente questo fatto, vediamo se questo fa. Secondo me te ne manca uno. No, eccolo, entra nella camera di... aspetta, però di qua non ho guardato, magari c'è qualche power up. Sì, le scale per salire, senza fare tutta il giro che abbiamo fatto. Ok, va bene, non c'è niente. Sì, esatto, cioè ti fa fare tutto sto giro quando puoi tranquillamente saltare. Però magari c'era il power up. Sì, certo, te l'ha appena dato. Ci siamo. Sì, ci siamo, anche loro ci sono. Oh merda. È troppo veloce. Mi ha morso una zanzara così per la cronaca. Starda. Sì. C'è le zanzare in casa. Ma non è vero. Sì, tu sei uno zanzarone. Sono uno zanzariere. Alma è ancora là dentro. Deve essere là. Devi trovarla prima che l'ATC decida di liberarsi delle prove. Sì. L'ATC cos'è? L'azienda di trasporti locale. Esatto. Gli zombie. C'è del drone ovunque comunque. E anche sulla testa. Dai. Stai morendo male. Ho trovato un affratto. Salva. Così. Dove stai sparando? Ce n'è un altro sulla destra. Appena si spolvera tutto. Forse ce n'è ancora uno. E non vorrei dire altro, ma sulla destra sotto ne era andato uno forse. No? Questo è morto? Attivate. Morto. A destra. Distruggete questa struttura. Ma ve la faccio uscire. Ci sono quattro. Innescherete una reazione a catena. Spedirete tutto quanto all'inferno. Dove dovrebbe stare? Se lascia uscire Alma, dovete fermarlo. RTFM. Solo sulle migliori frequenze. Bene ragazzi, direi che qua finirà questa. Perde il segnale, potremmo restare senza contatto da qui in poi. Ok. Attenzione con questo Wade. Dio solo sa di cosa può essere capace.
Eccoci. Eccolo. Intervallo 10, rivelazione. Forse benissimo. Siamo verso la conclusione, ma non è in questa puntata che la vedremo nelle prossime. Questa puntata finisce qui. Noi vi salutiamo, speriamo di avervi fatto compagnia. E se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Tanto lo sappiamo che vi facciamo compagnia nel mentre che siete seduti da qualche parte. Sì, sì, sì. Tanto tu. Sicuro. Tu che stai guardando il video, esatto. Sei sul cesso in questo momento. Sicuro. Diglielo anche tu. Sicuro, sarai sulla tazza. Guardalo, è sul bagno. Esatto. Smetti di gli toccare. Ma almeno tira l'acqua. Almeno tira l'acqua. Che cazzo. Un saluto da Nico. Lavati le mani, un saluto da sé. Ciao. E ci andiamo a lavare le mani anche esatto. Noi. Ciao.